Vorremmo dedicare i nostri interventi del pomeriggio ad una studentessa dell'Unican, Stefania Imbrogno, una giovane studentessa brillante e una giovane donna, cercatrice delle parole giuste. Vogliamo utilizzare delle parole delicate che la raggiungano, conchiglie sparse sulla sabbia quando il mare era calmo, quindi questa giornata vogliamo dedicarla a lei. Permettetemi un applauso. E con questo intervento noi vogliamo creare un dialogo tra Virginia Woolf e Michela Murgia, due donne che si interrogano sull'importanza delle parole, lo fanno in momenti diversi dello spazio e del tempo, eppure giungono a conclusioni che si completano in qualche modo. E allora partiamo la nostra riflessione su cosa veicola la parola. La parola che cos'è? Non è nient'altro che la nostra presenza o assenza nella storia. E il termine biblico da cui deriva è polisemico, significa infatti sia parola che accadimento. La parola infatti è anima della comunicazione e Dio addirittura si fece personificazione della parola stessa, della comunicazione, no? Per entrare in contatto con noi. È bello riflettere su questo. Allora noi prendiamo, per dare incipit al nostro racconto, in prestito la frase di una santa. Facciamo un collegamento un po' come dire, insolito, ma che secondo noi dà la direzione giusta al nostro intervento di oggi. Santa Teresa, contemporanea quasi di Virginia Woolf, nata in Francia 9 anni prima, disse questa frase: le parole conducono ai fatti, preparano l'anima, la rendono pronta e la commuovono fino alla tenerezza. E oggi si è parlato e si continuerà a parlare di parole, fatti e commozione. E quando facciamo riferimento alla commozione, non ci riferiamo a quella emozione anche, no? Lacrimevole, ecco. In verità, l'etimologia, ci fa scoprire il vero senso, commuovere, mettere in movimento, agitarsi. E allora partiamo dalla prima, da una donna che ha agitato epoche con la sua letteratura, che è Virginia Woolf, che nel 1928 venne invitata a tenere due conferenze negli istituti femminili dell'Università di Cambridge, doveva rivolgere delle parole a delle studentesse, cercò le parole giuste, ma facendosi delle domande. Partì da alcune domande scomode e darà vita ad un vero e proprio manifesto sulla condizione femminile di secolare esclusione e di condanna al silenzio inflitta dalla cultura patriarcale verso il genere femminile. Il solo porsi queste domande fa precipitare Virginia Woolf, che tende il braccio a Michela Murgia, in delle dolorosissime consapevolezze, perché sia Virginia che Michela, su piani diversi dello spazio e del tempo, convergono sulla necessità di riimparare a leggere la storia attraverso i suoi vuoti, attraverso le sue assenze. Entrambe prestano la voce a questa grande assenza femminile, proclamando la necessità di uno spazio concreto ed espressivo per cui le donne possano ritrovare presenza e dignità. Virginia Woolf sosta davanti alle porte chiuse al cospetto dei prati a cui alle donne non è concesso di camminare. Michela Murgia ha come destinazione il lessico democratico, come strumento democratico, perché la parola è in bocca a tutti. E allora oggi abbiamo immaginato un dialogo tra due donne, quindi è come se si parlassero, ma in fin dei conti lo stanno facendo. E partiamo con due citazioni. Virginia Woolf, nel suo saggio, ad un certo punto si rivolge a noi dicendo: sta a voi cercare questa verità e decidere se ce n'è una parte che merita di essere conservata. Noi abbiamo immaginato Michela, che con quella sua risposta pronta, ribatteva: chi non ha risposte si salverà forse con una buona domanda, se saprà sceglierla bene.
Il libro di cui parleremo oggi sarà Stai zitta e altre 9 frasi che non vogliamo più sentire, sentire più, ed è un libro militante che Michela Murgia, in un'intervista, lei stessa ironicamente definì, sperava che venisse usato dalle donne come un corpo contundente, cioè dice usatele per difenderlo e fatelo con cognizione. Perché? Perché diceva questo? Perché sosteneva che il linguaggio che usiamo è sempre il materiale più rilevatorio dei nostri pensieri. E quindi chiediamoci, sono davvero solo parole, come diceva Noemi in quella canzone? Bene, no, non sono solo parole, perché esistono parole ingiustamente rivolte alle donne solo per il fatto di appartenere biologicamente al sesso femminile. E sia Michela Murgia che Virginia Woolf le sceglievano accuratamente. E perché sarebbero così importanti le parole? Lo abbiamo già detto in tanti modi stamattina, e il dato biologico segna il destino di possibilità o della sua negazione. E allora oggi disarmiamo il linguaggio sessista, ma prima staniamo, proviamo a riconoscere le parole ingiuste, perché ascoltando che rumore fa il linguaggio sessista, vediamo chiaramente i contorni delle sue conseguenze. Stai zitta è la prima frase che non vogliamo più sentirci dire. Chi afferma di non conoscere la pratica dello stai zitta mente, perché è una pratica normalizzata, interiorizzata dai più, donne incluse, e trova il proprio principio in un'infrazione. Vorremmo così evocare un'immagine attraverso le parole stesse di Michela e di Virginia Woolf. Siamo di nuovo dentro il saggio, una stanza tutta per sé. Virginia passeggia, ha quelle domande nella mente e mentre si addentra nei ragionamenti, fisicamente passeggia su di un prato ed ecco succedere qualcosa di emblematico. Leggo le sue stesse parole. Fu così che mi trovai ad attraversare a grandi passi un terreno erboso. Immediatamente la sagoma di un uomo si avvicinò per mettersi sul mio percorso. Non mi resi conto a tutta prima che il gran gesticolare di quell'oggetto dall'aria bizzarra in soprabito a coda di rondine e camicia da sera era rivolto a me. La faccia dell'uomo esprimeva orrore e indignazione. Fu l'istinto più che la ragione a venirmi in soccorso. Quell'uomo era custode. Io ero una donna. Qui c'era il prato e più in là il vialetto. Soltanto ai membri del college e agli studiosi è consentito poggiare i piedi qui. Il mio posto è la ghiaia. L'infrazione al divieto di transito che racconta la Wolf non è altro che l'intimidazione a tacere, a fare silenzio, alla pratica dello stai zitta. C'è un uomo a custodia di uno spazio espressivo, il prato, poi c'è una donna che col suo incedere, col suo dissentire, infrange questo divieto implicito, perché per lei più in là c'è il vialetto. Da qui l'imperativo che ci muovono entrambe, che sia la Wolf che Michela Murgia, ci muovono con le loro vite e con le loro opere. Disobbedite, rompete la regola, camminate libere sul prato, non state zitte. E allora smascheriamo la pratica dello stai zitta. Carlotta poco fa ha fatto già riferimento a uno degli eventi che tra l'altro questi uomini che hanno intimato di stare zitta alle donne si sono meritati una bellissima dedica a Raffaele, Ignazio, Mauro e Bruno e a tutti quelli che hanno fatto del silenzio una cosa che va rotta. La dinamica è sempre la solita. Prima di giungere all'intimidazione, al silenzio, lo sbotto comincia con un lei di cortesia, per poi precipitare al tu confidenziale. Il noto psichiatra, contraddetto da Michela Murgia, in diretta su certe dichiarazioni sessiste, invece di tirare fuori argomenti a sostegno della propria posizione, pensa bene di intimarle il silenzio. Allora, se è vero che non tutti, non stiamo dicendo che tutti gli uomini praticano lo stai zitta, ma è solo alle donne che viene rivolto in questi termini. Provochiamoci oggi, perché suona quasi come un assunto logico. Noi vogliamo lasciarvi con delle immagini. Allora, diciamo così, abbiamo anche qualche studentessa di ambito scientifico che potrà sorridere ascoltandoci. Per un uomo che parla, che definiamo A, è una donna che dissente, B, e se B contraddice e A ribatte, la libertà espressiva di B tenderà al vuoto nella pratica dello stai zitta. Ma cosa sta dicendo la pratica dello stai zitta? Sta declinando gli aspetti più rilevanti del sistema patriarcale che ci precede e ci attraversa, tutte e tutti. Stai zitta è un tu non puoi,
È un tu come osi, è un tu non puoi passeggiare sull'erba, non puoi addentrarti dove solo agli uomini è concesso di andare. Perché il patriarcato prima zittisce e poi cerca di rimetterti al tuo posto il vialetto. Esercita la forza a tutti i livelli, ma solo in quello più basso poi la forza prende la forma della violenza. E la cultura maschilista è il fondamento della violenza contro la soggettività femminile, perché quando una donna dissente attraverso un no, attraverso un'opinione diversa, la fine di un amore o qualunque altra scelta, di fronte a questa legittima manifestazione di soggettività femminile, si scatena la violenza, che sia verbale o fisica. Allora la necessità di disarmare il linguaggio parte dai primi anelli di questa catena. Perché oggi di patriarcato si muove, si muore. Michela Murgia lo aveva visto chiaro, che di tutte le cose che possiamo fare nel mondo come donne, parlare e farlo in modo problematico è ancora considerata la più sovversiva. E quindi addentriamoci in quel prato, lasciamoci alle spalle il custode, troveremo altre frasi e altre parole dette esplicitamente o a volte pensate a noi come donne. Immaginiamoli come cartelli piantati sull'erba. Il primo cartello sarà dunque stai zitta, perché è una donna ideale e silenziosa, casta anche intellettualmente, retaggio cattolico oltre che patriarcale. E proprio perché il patriarcato non tollera il dissenso a modi violenti per combatterlo, come le aree semantiche che definiscono una donna che parla, che prende spazio col suo dissentire, sono quasi sempre denigratorie. Se Se discorre è discorre è chiacchierona, chiacchierona, linguacciuta, linguacciuta, pettegola, pettegola, se ribatte, stridula, se ribatte, stridula, sguaiata, sguaiata, aggressiva. aggressiva. Un uomo che Un uomo che dissente è una voce dissente è una voce coraggiosa che non le coraggiosa manda a che non le dire, manda a dire, mentre una donna mentre che una donna che dissente è un dissente è un rompipalle che ha rompipalle sempre che ha da ridire sempre da su. ridire su tutto. Ci arriveremo anche a quello. Quindi gli aggettivi fanno presto a fare riferimento al tono vocale. Il suono della voce aggredisce ovviamente l'udito più di quanto potrà mai fare una voce maschile. Un gruppo di uomini è un consesso dialettico, un gruppetto di donne sarà un pollaio. Ce lo siamo sentite dire. Quindi, allora, il diritto di parola è in teoria quello più tutelato dalla Costituzione, che non fa distinzione tra uomini e donne nella potenzialità di espressione, ma nell'agora mediatica la cosa è diversa, le possibilità di parole tra donne e uomini per le donne sono molto più ridotte rispetto a quelle degli uomini. E allora Virginia Woolf e Michela Murgia fanno qualcosa di molto rivoluzionario, contano. Rituffiamoci nel saggio. Virginia cerca risposte a tutte le domande, le cerca nelle parole stampate, nei libri del British Museum. Perché, si chiede, se non si trova sugli scaffali, mi domandavo, mentre prendevo un taccuino e una matita. E dove altro si può trovare la verità? E cosa troverà Virginia in quei libri? Altre domande. Perché non vi è traccia della donna prima del Settecento? La donna non scrive, raramente tiene un diario. Di lei rimangono solo una manciata di lettere che si potevano scrivere al capezzale del padre malato o sedute accanto al fuoco mentre gli uomini discorrevano. Non ha lasciato opere teatrali o poesie attraverso le quali formulare un giudizio su di lei. Dove erano le donne, a che età si sposavano, quanti figli mettevano al mondo, com'era la loro casa, esisteva una stanza in cui ritirarsi a scrivere? E veniva insegnato a loro a scrivere? Cosa scopre Virginia? La sua ricerca aveva prodotto un unico dato, la rabbia, perché, cito di nuovo le sue parole, la storia che omette la donna è strana, irreale e sbilenca, andrebbe riscritta perché le donne possano figurarvi. Ed esiste perché esiste una grande disparità e una grande ingiustizia. E da qui riparte Michela nel 2018 contando di nuovo, conta anche lei armata di taccuino e matita, da un rudimentale osservatorio sulla Repubblica e sul Corriere della Sera, cerchia in rosso le firme delle donne e in nero quelle degli uomini. Cosa succede? Un casino. Le posta sui social, taggando i rispettivi direttori di testata con hashtag tutti maschi. Divenne il terrore dei direttori di testata perché venivano richiamati immediatamente. E quindi l'azione del contare cosa fece? Concretizza la fittizia parità di genere, evidenziando il dislivello di rappresentanza e quindi Michela tiene conto, ne tiene conto. Cosa succede? Succede che l'analisi non si ferma soltanto a questo aspetto, perché oltre a tenere conto delle firme femminili, analizza.
che è puntigliosa, è anche la tipologia di articoli firmati dalle donne. E cosa viene fuori? Che le donne sono pochissime, sottoimpiegate, ma quando i loro nomi compaiono in prima pagina, sono quasi in cace a pezzi di costume o a riflessioni ritenuti di pertinenza femminile. Non firmano mai pezzi politici ed economici, se non quelli in cui vengono intervistati esperti maschi. Quindi non è la loro competenza ad avere evidenza, ma quella altrui. Quindi sia la Woolf che la Murgia cercano un dato e quantificano in modo sperimentale. E allora, a che punto siamo oggi? Professoressa Mancini, voglio fare una piccola prova di quanto sia rivelatorio l'atto di contare. Tra l'altro è una provocazione che Michela ha fatto spesso. Lo rivolgo agli studenti che sono qui. Lo sapete su 85 elettori italiani quante donne ci sono? Abbiamo instillato un pessimismo cosmico. Sono 12, 12 donne contro 73 uomini. E allora Michela anche qui fa un gioco di parole e dice: finché le donne non potranno esserci per contare, è essenziale che continuino a contare per esserci. E qualcuno starà già obiettando che questi uomini si trovano lì, mica in quanto uomini, ma per competenza, per autorevolezza. Anche a questo rispondono entrambe. Virginia ricollega l'autorevolezza maschile all'aver avuto accesso all'istruzione centinaia di anni prima delle donne. E Michela le risponde: il risultato è che la sproporzione nelle possibilità tra i sessi ha educato per decenni ad associare l'autorevolezza ad un uomo. Virginia ci muove una grandissima provocazione. E cosa sarebbe successo se quella sorella talentuosa di Shakespeare fosse viva? Probabilmente nulla, noi non ne sapremmo assolutamente niente. E allora se le donne non sono autorevoli, cosa sono? Se l'uomo è l'essere razionale e la donna è l'essere relazionale, cosa succede? Non sono essere razionale, la donna è l'essere relazionale. Cosa succede? Che da noi no, donne ci si aspetta le soft skill che richiamano la visione dell'angelo del focolare interiorizzato di cui parlava la dottoressa Amendola stamattina. E quindi le donne devono incarnare virtù quali gentilezza, capacità di mediazione, grazia, dolcezza, la decisione, forse ma non troppo, altrimenti, cito testualmente Michela Murgia, è un attimo che diventi una maestrina, una capetta, una stronza. E quindi quali sono le frasi che ci vengono rivolte in quanto donne? Introduciamole con il contesto che le giustifica. Se la brava bambina smette di star zitta e di compiacere, accade l'orrore degli orrori. Michela usa l'ironia per fare breccia, in quello che a noi appare ormai normale. Queste creature spaventabili che sono gli uomini si terrorizzeranno di lei a tal punto che nessuno la vorrà mai. Spaventi gli uomini se fai così. Oppure, ogni volta che una donna si pone in modo conflittuale, ecco farsi avanti lo spettro della zitellaggine. Così resterai sola, eh? E quindi nella concezione patriarcale si sa, la peggiore sventura che possa capitare a una donna è restare senza un uomo. E poi ci sono le varianti. Calmati, la donna che dissente ha per definizione qualcosa di scomposto. Hai ragione, ma sbagli i toni. La lezioncina sui toni è uno dei diversivi più efficaci messi in atto quando si esprime dissenso e sposta l'attenzione dalla sostanza alla forma, togliendo forza alla materia del contrasto. E poi devi proprio ribattere a tutto? Che nella variante meridionale, che io ogni tanto ho sentito, ma perché rispondi sempre? Questa frase non attacca il cosa o il come, ma il quanto. Sento. C'è qualche interferenza? Ok. E poi per terminare su questa carrellata di frasi che ci vengono dette, facciamo riferimento a una situazione ricorrente più che ad una frase. Il mansplaining, resa al meglio dal neologismo coniato da Michela Murgia per rimanerci impresso, uscendo da qui, il minchiarimento è una pratica sessista di superiorità paternalistica, esercitata da qualunque uomo che in una discussione con una donna spiega in maniera accondiscendente e semplificata, dando per scontato che lei ne sappia meno di lui, anche quando ci sarebbero abbastanza elementi per supporre il contrario. Questa pratica, risponde alla necessità di ribadire una gerarchia sessuale nell'importanza di pensiero. E se proprio volessimo rivolgere un complimento a una donna,
cosa, quali parole riusciremo a trovare, i complimenti alle donne di carattere suonano più o meno sempre così: sei una donna con le palle e varianti. Allora, uscendo da qui, proviamo a prestarci caso come l'unica donna che merita il rispetto paritario degli uomini in un mondo sessista è quella che agisce come ci si aspetterebbe dal più macista dei maschi. Infatti abbiamo qui la copertina di libro, addirittura, no? Lasciando stare su cosa di cosa si dibatte, comunque è emblematico leggere l'uomo dell'anno, uomo dell'anno. Un'altra frase, andiamo avanti, un'altra frase che non vorremmo più sentirci rivolgere è: come hai detto che ti chiami? Sembra una domanda innocua e invece cosa ci sta dietro? In Italia per le donne è difficilissimo riuscire ad essere chiamata per nome o per titolo professionale. Michele anche in questo giocava sull'ironia, parlava del cuginismo, cioè quando tu ti riferisci a qualcuno e lo chiami per nome, dice: ma cos'è tua cugina che la chiami per nome? Bene, quello che più troviamo scritto comunque nei giornali è la dicitura generica: una donna vince l'oro, una donna va alla Sapienza, il Nobel per la donna, per la chimica va ad una donna. Questa è la dicitura più maschilista in assoluto, ma anche la più usata, perché non guarda le competenze. Si parla di questa donna come entità collettiva utero munita, utero munita, senza né volto né nome. E qui ringrazio le ragazze della rassegna stampa sessista che stanno facendo un lavoro immane e che ci hanno fornito questi piccoli esempi. E fate caso un attimo e velocemente ai titoli. È morta Graziella, la cugina, senza cognome, talvolta anche senza nome, quindi anche nel femminicidio viviamo di cioè, si muore di patriarcato anche quando una donna muore. Una mamma al comando dei carabinieri, quindi la funzione diventa identità. È bella, è mamma, è tosta. Le donne devono essere comunque sempre sessualizzate e comunque devono essere soprattutto madri, e se trascuri questo, te lo fanno notare. Una donna sul podio Reggio, di Parma, quante varianti siamo riusciti a creare pur di non chiamare per nome una donna? Quindi, procedendo nel prato della libertà espressiva, ci troviamo ancora un'altra frase. Sono tante, noi non le abbiamo analizzate tutte, ma abbiamo preso quelle che ci sembravano le più emblematiche. Carlotta ne ha già parlato, quindi sarò velocissima. Le donne sono le peggiori nemiche delle altre donne. Allora, il sistema patriarcale ha bisogno che noi crediamo che sia così. Perché? La solidarietà femminile è una delle più utilizzate nel gioco del rivolgimento del calzino. Essere solidali come donne non significa che non mi metterò mai a contraddirne un'altra. Se serve, lo farò. Criticare non lede in alcun modo la propria coerenza femminista. Solidarietà femminile e difendere dagli attacchi sessisti anche una donna su cui non sono d'accordo su nulla. Dagli attacchi sessisti, però, non da qualunque attacco. Mi avvio alle conclusioni. Qualcuno potrebbe andare via da qui cavalcando un pensiero: beh, anche gli uomini, dopo tutto, sono discriminati. Nella propria vita, un uomo può sperimentare molte forme di discriminazione per povertà, colore della pelle, standard estetici. Etici, ma non conoscerà mai la discriminazione di genere e nessuno, perché nessuna cultura ha perseguitato i maschi in quanto maschi e nessuna marginalizzazione individuale può essere usata come un bilanciamento di un sistema di discriminazione che da secoli nega i diritti alle donne in quanto appartenenti al genere femminile. E allora, per concludere, mi richiamo alle par le stesse parole di Michela Murgia come esortazione ad uscire da qui coltivando il dubbio. Sottovalutare i nomi delle cose è l'errore peggiore di questo nostro tempo, che vive molte tragedie, ma soprattutto vive quella semantica, che è una tragedia etica. Sbagliare nome vuol dire sbagliare approccio morale e non capire più la differenza tra il bene che si vorrebbe e il male che si finisce a fare. La politica del linguaggio in questo scenario non sembra la cosa più importante da perseguire, ma è invece quella da cui prendono le mosse tutte le altre, perché il modo in cui nominiamo la realtà è anche quello in cui finiamo per abitarla. Grazie. Ok, no, grazie mille. Cioè, davvero un intervento che non solo ci fa rendere conto dell'importanza
delle parole, ma di come queste parole non come debbano essere usate, ma di come non debbano essere usate. Mi ha tanto colpito in realtà che sottolineare la pratica di questo stai zitta non fa altro che accrescere, non in tutte ovviamente, ma non fa altro che accrescere risentimento in ciascuna di noi. E io vorrei anzi focalizzare l'attenzione sulla variante regionale di questo stai zitta, almeno per quanto riguarda la parte io.